Appunti dintorni, benvenuti alla nostra agenda di appuntamenti che si apre con gli incontri di Spazio 53. 8 incontri con i maestri della fotografia in streaming, incontri accessibili non solo per i soci del gruppo Vogherese, ma anche per amici appassionati di fotografia. Si parte martedì 13 aprile alle 21 con l'intervento di Massimo Pinciroli, Managing Director di Apromaster SRL. Argomento sarà la gestione del colore dallo scatto alla stampa. Il successivo appuntamento, il 17 aprile alle 21, con Dario Bonazza, parlerà di come si fotografa in danza e teatro. Ovviamente potete partecipare agli incontri ricevendo il link a StreamYard, è necessario però inviare una mail di richiesta entro il 12 aprile all'indirizzo info@spazio53.com. Tra i vigneti del Buttafuoco, iniziato lo scorso weekend, continua tutti sabato e domenica con ritrovo presso la sede del Club del Buttafuoco a Canneto Pavese, questo nuovo appuntamento con Scollinando, il format del consorzio del Buttafuoco storico dell'Oltrepò Pavese, che prevede visite in cantina, passeggiate tra vigneti e per finire degustazioni. Le prenotazioni sono obbligatorie sul sito buttafuocostorico.com/scollinando. Ciak si gira, la scienza va in scena, tra conferenze e laboratori virtuali in diretta a cura del Collegio Ghislieri di Pavia. Vediamo i prossimi appuntamenti: 13 aprile alle 21 con Michele Bellone, biologo e giornalista scientifico, sul tema "Ma i draghi sognano circuiti elettrici". Il 14 aprile alle 18 con Andrea Bernargozzi, ricercatore all'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta e divulgatore sul tema degli extraterrestri sullo schermo, e poi il 15 aprile i geni del male con Walter Tucci, genetista, ma anche il 16 aprile Luca Perri, la scienza di guerre stellari, e 17 aprile Paolo Attivissimo, giornalista informatico, "Non è Marte Hollywood, bufale e realismo di The Martian", il cacciatore di bufale è sempre in agguato. Ovviamente tutti questi incontri sono visibili sul sito ghislieri.it/indiscienza. E continuano anche i progetti "Io resto in sala" del cinema Arlecchino di Voghera, tante nuove pellicole in cartellone ogni settimana, come "Easy, un viaggio facile facile", commedia italo-ucraina d'Andrea Magnani con Nicola Nocella, "Libero di Rienzo", Barbara Boucher, e poi "Sole alto" di Dalibor Matanić, che racconta l'amore tra un ragazzo croato e una ragazza serba, e ancora "Torna a casa Jimmy" di Marios Piperides, ambientato a Nicosia, Cipro. I film possono essere visti nei 30 giorni successivi all'acquisto del biglietto sul sito somsvoghera.it oppure su liveticket.it/arlecchino-voghera. Continuano anche gli incontri dei 10 anni di Blanc, gli autori che hanno dato vita ai romanzi editi dalla nota casa editrice pavese. Il prossimo incontro è mercoledì 14 aprile alle 21 con il biologo, divulgatore e regista Andrea Bellati, autore di "Storie di scienza e altra roba forte", una collezione di racconti per appassionarsi alla scienza e ai suoi misteri. Informazioni sul sito blanc.it e sulla pagina Facebook Blanc Editore. Continua anche la visita online della mostra "Le signore dell'arte" a Palazzo Reale a Milano, in esposizione le opere d'artiste donne del 500 e 600, tra cui anche il matrimonio mistico di Santa Caterina di Letizia Guistelli, proveniente dalla chiesa parrocchiale oltrepadana di Silvano Pietra. Prezzo 5 euro, le prenotazioni sul sito lesignoredellarte.it. Chiudiamo con la viabilità ricordando ancora la proroga della chiusura della provinciale 46 Brogno-Livagessi statale 10 nel comune di Cigognola fino al 30 aprile per il progetto di realizzazione di una nuova rotatoria sulla provinciale ex statale 10 Padana Inferiore. Tutte le vostre informazioni, ovviamente con foto, locandine o video, a info@pavia1tv.it o via WhatsApp al 389 25 66 296. Ci risentiamo domani con un nuovo Appunti e dintorni.